Innanzitutto buonasera e grazie di essere qui. Stasera faremo un viaggio in tre mosse, un po' come in tutte le grandi storie ci sono tre mosse, quelle che ci fanno guardare attorno a casa per capire che non è abbastanza, quelle che fanno uscire, quella che fa uscire fuori da casa per andare nel bosco e quella che fa tornare a casa più ricchi di prima. In questo caso il bosco fuori si chiamerà rete, si chiamerà internet, si chiamerà web e sarà una serata in cui cercheremo di fare tre cose. La prima, chiederci cosa sta accadendo alla coscienza con internet, cioè cosa sta succedendo alla nostra mente, alle nostre facoltà, in generale al nostro modo di stare e di abitare il mondo nel momento in cui una rivoluzione tecnologica come è stata la rete sta cambiando non solamente i nostri gesti quotidiani, ma tutta una serie di caratteristiche che pertengono alle nostre funzioni superiori. Vedremo che in realtà questo cambiamento è enorme, anche perché ci sono delle tecnologie che semplicemente modificano alcuni aspetti, a volte anche decisivi, del nostro modo di stare al mondo, ma altre ci trasportano direttamente in una modalità altra, come accade in biologia, quando ci sono dei salti di evoluzione e muta l'organismo. Alcune di queste evoluzioni sono state per esempio la scoperta o l'invenzione, che si voglia dire, dell'agricoltura, in cui una creatura nomade, abituata a vivere per boschi, abituata a camminare, è diventata stanziale e ha modificato letteralmente la propria struttura per poter vivere in modo diverso. Un'altra rivoluzione di questo tipo è stata la scrittura. Tant'è vero, lo vedremo rapidamente, alcuni miti fondativi della nostra società occidentale che tutt'oggi informano, quindi danno forma al nostro modo di vivere, sono nati proprio in questo periodo, in particolare con Platone. Quindi noi vedremo che siamo esseri in un certo senso ingegneristici, tutta la nostra evoluzione si sviluppa attraverso tecniche esterne al nostro corpo che modificano sia il nostro corpo che la nostra mente. Quindi la coscienza con internet. Successivamente faremo un esercizio che potremmo dire di fantascienza. E lo dico come un complimento perché nel momento in cui sono caduti alcuni grandi racconti, ad esempio quello che per tanti anni con una parola difficile abbiamo chiamato metafisica, quindi il racconto di quali fossero i mondi altri dentro cui il nostro mondo si inserisce, quindi mondi invisibili, Dio, una serie di strutture molto complesse da cui ci vedevamo per capire chi siamo. Se ci pensate, molti racconti, molti grandi racconti, servivano a mettersi in un altro luogo per vederci più chiaramente. Come sul palcoscenico, un attore è visto dagli spettatori, ma al tempo stesso, se fosse uno spettatore, si vedrebbe. Caduti questi racconti, ad occuparne il posto è stata spesso la fantascienza. La fantascienza nell'ultimo secolo ha fatto spesso delle riflessioni potentissime su cosa fossero dei principi ultimi, per esempio la natura della coscienza, per esempio l'intelligenza, ad esempio cosa fosse la vita, che noi abbiamo spostato in altre creature per capire meglio. Ad esempio, capire cosa sia un robot ci serviva a capire cosa fosse specificamente umano. Proveremo a interrogarci però su una fantascienza molto concreta, cioè cercheremo di capire insieme, prendetelo come una frase un po' strana, ma che cercheremo di dettagliare, cercheremo di capire se e come internet in questo momento sia una forma embrionale di coscienza. Quindi la prima parte sarà la coscienza con internet, la seconda parte sarà la coscienza di internet. E vedremo che questo accostamento è molto meno strano di quanto possa sembrare alla luce dei fatti che già oggi abbiamo. Il terzo passo, il ritorno a casa, sarà proprio verificare cosa possiamo fare noi oggi per imparare ad abitare meglio questi due mondi, il mondo virtuale e il mondo materiale, il mondo online e il mondo offline. La tesi che voglio portarvi, e che è una tesi che ha molto a che fare con la psicosintesi, è che sulle soglie di una trasformazione epocale, qualcosa di molto profondo dentro di noi, che chiamerò coscienza, ha bisogno di trovare, di costruirsi una personalità, una psiche e funzioni psichiche adatte a vivere all'interno di un ambiente radicalmente trasformato. Come da nomadi a stanziali abbiamo creato delle nuove funzioni psichiche per poter abitare quel mondo, oggi noi, se vogliamo restare esseri umani e se vogliamo continuare la nostra evoluzione e non seguire un binario pericoloso, abbiamo bisogno di ampliare ed evolvere ulteriormente le nostre funzioni, e sono convinto
che la mappa della psicosintesi, con la sua semplicità, la sua inclusività, la mancanza di una serie di dogmi e l'apertura al mondo alto, che possiamo chiamare il mondo spirituale, può offrire delle chiavi di lettura molto funzionali per lavorare a costruire questa nuova struttura psichica. Partiamo dal primo passo, quindi la coscienza ai tempi di internet. E all'interno di questa stazione è importante capire di che cosa parliamo quando parliamo di mondo virtuale o mondo digitale, che in realtà è un po' l'acqua in cui siamo immersi, siamo come pesci immersi in quest'acqua che chiamiamo mondo della rivoluzione digitale. Non sempre è chiaro di cosa si stia parlando. Intanto faccio una distinzione: quando parliamo di internet noi parliamo della struttura fisica, i cavi, i computer, i server, tutte quelle strutture fisiche che ci permettono di far funzionare, per esempio questa bacchetta magica che ci portiamo in tasca, come Harry Potter prima di scoprire come incanalare la magia. Abbiamo dei poteri ma non li sappiamo bene usare. Internet è la struttura fisica che rende possibile l'utilizzo di che cosa? Del web, cioè di Google, dei siti internet, di YouTube, di tutti quei contenuti che noi siamo in grado di vedere, sentire, utilizzare e vivere, che circolano nella struttura di internet. Ad un certo punto della nostra storia, nel secolo scorso, e non mi soffermo molto su questo, abbiamo avuto un'intuizione che sembrava pazzesca ma che si è rivelata fattibile. Cioè abbiamo avuto l'intuizione che tutto il mondo che noi conosciamo, senza eccezioni, potesse essere preso, tradotto in una lingua fatta solo di due caratteri, l'uno e lo zero, cioè in codice binario, e trasferiti all'interno di un mondo che non è materiale. Ovvero, se prendo il colore di quella sedia, quel nero, quel colore sarà espresso da una serie di 24 numeri. Questi 24 numeri saranno solo 0 e 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Quel colore lo codifichiamo in questo modo, lo mandiamo ad un apparecchio che, leggendo questi numeri, ci restituisce l'esperienza del nero. È una cosa a cui non pensiamo mai, ma pensate quanto è matto, folle, paradossale, pazzesco e riuscito questo progetto, che dice molto anche della grandezza di noi umani, oltre che delle nostre miserie in realtà. Siamo riusciti a decodificare, a codificare una quantità enorme di porzioni di mondo, e lo facciamo costantemente, per trasferirle all'interno di uno spazio non materiale. Quindi il sogno che abbiamo avuto per millenni di una realtà non fisica ma percepibile, e non solo individuale ma collettiva, è diventato reale. Anche il linguaggio era così. Il linguaggio è una realtà virtuale, un romanzo è una realtà virtuale, ma questo lo è in maniera molto più forte. Noi oggi viviamo in questi due mondi con grande facilità. Chi è più grande, chi è più adulto, insomma, sente ancora la spaccatura. Abbiamo conosciuto il mondo dei gettoni per telefonare. Però chi, per esempio, oggi ha 14 anni, ha 10 anni, non sente nessuna differenza tra la vita online e la vita offline, e ha ragione nel non sentirla. Sono porzioni della loro esperienza. Alessandro Baricco ha trovato una formula molto efficace per dirlo, è molto bravo a raccontare cose complesse in modo semplice, e ha parlato di una realtà che pulsa attraverso due cuori. E si parla di realtà perché, come sappiamo, internet produce effetti. All'interno del mondo del web circola denaro, circola potere, circola bellezza, circola paura, circola desiderio. E di fatto è reale. Proviamo a dirlo a quelli che fanno finanza. Interi stati crollano perché nel mondo immateriale del web qualcuno ha premuto il tasto vendi o compra. Il mondo virtuale è un mondo reale, per quanto non materiale. Noi a questa realtà a due cuori, a due porzioni, non siamo ancora molto abituati, però dobbiamo renderci conto che il progetto che come umanità abbiamo fatto è stato di traslocare porzioni sempre più ampie del nostro mondo in uno spazio immateriale ed iniziare a modificarle lì. E ancora non ce ne rendiamo pienamente conto. È qualcosa che facciamo, ma che ancora non sappiamo del tutto. Quali sono state le conseguenze? La prima e più evidente è stata quella di esternalizzare alcune nostre funzioni. Che significa esternalizzare? Vuol dire cose che prima facevamo in proprio, che mantenevamo all'interno del nostro corpo, abbiamo cominciato a delegarle ad un altro sistema tecnico. Alcune di queste cose le facevamo già molto prima,
La prima e più importante è la memoria. Da sempre abbiamo utilizzato supporti per la memoria, non fossero che le cordicelle dei pastori che ancora oggi popolano la Sardegna, che ricordano attraverso le corde. Addirittura ci sono dei popoli che attraverso questo sistema di nodi hanno creato complesse poetiche. La scrittura è stato un passaggio decisivo in questo. Informazioni che noi prima detenevamo unicamente con la memoria hanno cominciato ad essere delegate alla parola scritta. Se io affido una poesia, un ricordo, un'intuizione, i miei conti a un foglio di carta, non lo devo più fare per me, non sono più costretto a ricordarle io. Porzioni sempre più ampie nel nostro mondo sono state esternalizzate e delegate ad un supporto esterno. Questo ovviamente sta succedendo ad una velocità sempre crescente, per cui in realtà noi stiamo delegando porzioni di memoria sempre più grandi al mondo online, però stiamo delegando altre funzioni che sono addirittura più decisive e più forti della memoria. Ad esempio stiamo delegando delle funzioni di integrazione di noi. Noi disseminiamo la narrazione della nostra vita e la nostra storia attraverso molti canali, per esempio attraverso i social network, per esempio attraverso le nostre mail, attraverso il nostro profilo LinkedIn per chi lavora e ha un profilo lì, attraverso i messaggi che scriviamo su WhatsApp, attraverso la foto del gatto che mandiamo la sera, io tantissime. Essendo i gatti figli putativi, mando foto del gatto con degli oh in continuazione. Perché di integrazione? Perché la nostra identità, che si basava sul racconto unitario che ne facevamo, piano piano si sta sfrangiando sempre più in tanti racconti diversi, tanto diversi quanto sono i luoghi in cui li portiamo avanti. In psicosintesi si parla di subpersonalità, di storie diverse che convivono dentro di noi. Oggi abbiamo una subpersonalità Facebook, una subpersonalità Instagram, una subpersonalità Google per quanto riguarda la ricerca. E in qualche modo tutti questi luoghi dove ci sono racconti diversi di noi sono in uno spazio non fisico, che non è la nostra mente interna, non è il nostro cervello, ma sono tanti luoghi diversi che messi insieme producono un certo racconto di noi e lo integrano. Paradossalmente noi stiamo delegando anche dei ruoli cognitivi e creativi al web. Ad esempio, tutte le volte che noi andiamo a vedere Google per cercare qualche cosa che contiene la parola E, per esempio, psicosintesi e Kabbalah, dico una cosa molto lontana, ogni volta che noi facciamo un accostamento tra due parole con la E in mezzo, stiamo chiedendo a Google: in tutto quello che sai, esiste qualcuno che ha pensato queste due parole insieme? E se sì, come? Vedremo dopo come Google risponde a questo, perché è molto interessante. Ma visto che questa cosa non è solamente frutto di una ricerca che noi facciamo in biblioteca assimilando queste cognizioni, ma deleghiamo l'attività della ricerca ad un algoritmo che secondo i suoi criteri sceglie quali risultati sono rilevanti e quali no, noi stiamo dando delle attività cognitive in appalto ad un'intelligenza altra. Vedremo che sarà proprio una sorta di logos digitale. E quando parlo di intelligenza non uso una metafora, ne parleremo nella seconda parte. Ma si tratta spesso di un ruolo creativo, perché se Google o chi per lui non trova in una ricerca queste due parole accostate e quindi non trova che nel passato della nostra specie qualcuno abbia parlato effettivamente di Kabbalah e psicosintesi insieme, lui cercherà di darci una risposta che metta insieme questi due concetti associando tutto quello che sa di queste due cose per vedere quali sono le zone di massima compatibilità. Ovvero, dato tutto quello che Google ha letto e conosciuto di psicosintesi, dico letto e conosciuto perché, per esempio, avete visto Google Books? Avete mai visto questa funzione? Noi stiamo facendo digerire a Google tutti i libri scritti dall'umanità. Li stiamo digitalizzando affinché lui li legga e li conosca. E di conseguenza lui farà un'azione creativa, se nessuno ha mai scritto di queste cose affiancate, unendo le zone di massima compatibilità a questi due concetti e creando un insieme nuovo, che sarà Kabbalah e psicosintesi. Questa di fatto è un'attività creativa,
prendere due mondi distanti e metterli insieme. La creatività l'abbiamo sempre considerata appannaggio della specie umana. Abbiamo un'idea, che vedremo nella seconda parte come falsa, del computer come un mero esecutore di compiti dati dall'uomo con istruzioni interamente date dall'uomo. Già oggi non è più così. La cosa interessante è che, ad esempio, in questo modo noi stiamo creando, anzi abbiamo già di fatto creato, una mente collettiva alla quale siamo perennemente connessi. Una mente che, per quanto sappiamo, già ora abbiamo visto e lo vedremo molto meglio dopo, è dotata di memoria, è dotata di creatività, è capace di raccontarci e di raccontare. Questa mente collettiva era un'idea molto antica della filosofia. C'era un concetto molto complesso che non affronteremo della filosofia medievale, che si chiamava intelletto possibile. Questi filosofi si chiedevano: ma se io conosco una mela e Gianni conosce una mela, stiamo conoscendo la stessa cosa? Il modo in cui risolsero la questione era ipotizzare che esistesse una grande mente al di fuori della nostra mente, a cui noi ci collegavamo nel momento in cui conoscevamo una mela. Quindi quando io e Gianni, in quel momento, avessimo pensato ad una mela, ci saremmo collegati a questa mente in cui la stessa mela viene conosciuta. Questa cosa esiste, si chiama cloud. Questa cosa esiste, si chiama Google. Dante ne sarebbe stato molto, molto, molto felice, anche perché vedremo dopo. Per esempio, Dante su questa idea fondava la speranza di una pace mondiale, perché diceva: se gli uomini pensano con una sola mente, allora nel mondo deve esserci pace, perché noi si possa far crescere sempre di più questa mente comune. Prendiamo intanto quest'idea che esiste veramente una mente collettiva e che questa mente collettiva è qualcosa che stiamo costruendo come umanità intera e costantemente ci colleghiamo ad essa. Questa mente ha delle funzioni ed è capace di intelligenza e noi stiamo già dialogando con essa. La cosa più evidente delle metamorfosi che noi vediamo con internet, e ne parliamo soprattutto per quanto riguarda i ragazzi molto giovani, lamentandoci, è la scarsa capacità di concentrazione e di attenzione che la nostra vita da connessi H24 ha generato. Ci rendiamo conto, per esempio, che per un ragazzo giovane, ma anche per noi, diventa sempre più difficile mantenere l'attenzione a lungo su un testo complesso, oppure che abbiamo sempre più la tendenza a saltare da un paragrafo all'altro, da un'idea all'altra, seguendo quello che nel mondo del web è l'ipertesto. Quindi a connettere tante cose diverse invece di seguire un pensiero unico in profondità. È come se la capacità di concentrazione, che per molto tempo è stata una delle caratteristiche della nostra mente, fosse diventata più labile. Il fatto è che noi tendiamo a immaginare il cervello come immutabile e le nostre capacità come perenni. Non è così. Uno scrittore americano, uno psicologo americano, 2 anni fa ha scritto un libro molto polemico che si intitola Dementi digitali. Bene, confronto all'uomo più intelligente mai vissuto nel pianeta, noi siamo tutti dementi. L'uomo però non è Albert Einstein, non è Leonardo da Vinci, ma è un cacciatore raccoglitore che viveva grosso modo intorno al 15.000 avanti Cristo nelle nostre montagne o nelle grandi pianure dell'Asia. Perché era più intelligente? Perché doveva portare con sé una serie di conoscenze che non poteva delegare ad altri e doveva risolvere dei problemi che noi ci sogniamo. Ad esempio, sapeva che certi funghi, in caso di ferite, riuscivano a salvargli la vita, effettivamente contenevano penicillina. Riusciva a sapere come accendere un fuoco, ricordava a memoria tragitti enormi e lontanissimi, sapeva orientarsi in un bosco, riusciva a distinguere con il fiuto animali diversi a distanze che noi neanche possiamo sognarci. Conservava una memoria di una enorme quantità di fatti e a suo confronto siamo tutti piuttosto stupidi. Eppure come società, come civiltà, abbiamo sviluppato degli strumenti che sono incredibili. Com'è possibile? È possibile perché abbiamo delegato
alcune nostre funzioni e un certo quoziente di intelligenza alla collettività. Io non so come funziona lo scarico del mio bagno, ma l'idraulico lo sa. E quindi posso chiamare l'idraulico, che ha effettivamente conoscenza di come funziona lo scarico del bagno, e farlo riparare. Quello che noi abbiamo fatto per lunghi secoli è stato di crearci una mente di specie. E quindi singolarmente siamo diventati meno abili a risolvere tutta una serie di problemi in tempo reale, ma siamo diventati molto abili come specie ad avere le risposte a questi problemi. Pensate che per avere la luce in questo momento sono necessarie centrali elettriche, nucleari, perché prendiamo molta elettricità dalla Francia, sistemi di impiantistica, conoscenze di ingegneria che nessuno di noi probabilmente singolarmente ha, ma tutte insieme producono questa scatola dentro cui viviamo. Alcune facoltà si atrofizzano, altre facoltà diventano ipertrofiche. Ad esempio la mente discorsiva, la nostra capacità di ragionare. È vero che si sta affievolendo la capacità di concentrazione, è molto vero che noi oggi possiamo decidere, ne parleremo nell'ultima parte, se e quanto alcune facoltà che stiamo perdendo ci interessano e se vogliamo trovare dei metodi educativi per tenerle vive e svilupparle, tutti noi. E invece quali sono le facoltà che stiamo sviluppando? Perché noi stiamo sviluppando delle capacità nuove. Provate a mettere un ragazzo di fronte a 100 stimoli diversi, li saprà gestire, saprà dargli una gerarchia e saprà organizzarli in una catena di significato. Noi fino a 50 anni fa avevamo una televisione in cui, vedendo la Rai, doveva apparire una scritta per dire che nell'altro canale stava iniziando un programma, perché già gestire lo switch tra due canali era un'operazione a cui non eravamo abituati. È interessante questa formazione di una mente collettiva, perché ovviamente delegando molte nostre facoltà al mondo esterno tendiamo a disperderci, e quindi il lavoro che Jung chiamava di individuazione, cioè di creazione di una personalità unica, definita, che sia interamente nostra e che non sia la somma delle abitudini apprese dall'esterno, diventa ancora più complesso, perché chiaramente io divento un coordinatore di tante attività esterne, ma io effettivamente chi sono? E quali sono le cose che mi caratterizzano come entità autonoma? Questa è una grossa sfida per il futuro. Ovviamente questa iperconnessione e la connessione a questa mente collettiva che diventa gigante porta con sé anche delle difficoltà inedite. Tra queste una è il sovraccarico informativo. Tutti noi siamo abituati alla sensazione di ricevere dal mondo esterno troppe informazioni. Vi do un dato. Si calcola, con quelle stime che vengono fatte, un po' naif a volte, però effettivamente rendono l'idea, che ogni singolo giorno noi produciamo la quantità di informazione che l'umanità ha prodotto dall'inizio della sua storia fino al 2013. Ogni singolo giorno. Informazioni vuol dire racconti, numeri, transazioni, foto, immagini, commenti, parole, informazioni sui decessi, tutto. Ogni singolo giorno vengono immesse nel mondo tante informazioni quanto l'umanità ne ha prodotte in tutta la sua storia fino al 2013. Noi siamo creature che siamo diventate, per usare l'espressione di un filosofo italiano, informavore. Cioè ci nutriamo costantemente di informazione. Ma la nostra mente e la struttura fisica su cui gira la nostra mente, cioè il cervello, non è stata fatta per gestire un numero così grande di informazioni. La nostra struttura biologica è stata costruita per avere delle cerchie di conoscenze abbastanza piccole, si calcola massimo 150 persone, e per gestire una serie di informazioni tendenzialmente ripetitive e molto poche. Quindi come ci comportiamo davanti a questo overflow, questa sovrabbondanza di informazioni? Tendiamo a fare due cose. Intanto tendiamo a prendere tutto quello che arriva e a elaborarlo secondo delle gerarchie di importanza che dipendono non dalla veridicità dell'informazione, ma da quanto noi già pensiamo sia vero. Quelle che vengono definite le fake news, le notizie false,
ma in realtà anche una grossa difficoltà che noi abbiamo nel determinare oggettivamente quando qualcosa è reale e quando no, è perché la realtà, quello che noi chiamiamo realtà, è sempre una semplificazione mentale. Noi non abbiamo accesso, noi non conosciamo la realtà, conosciamo il modo in cui noi ci rappresentiamo quel qualcosa là fuori che chiamiamo il mondo. E lo facciamo sempre in base a valori, a idee che abbiamo già preso nel passato. Per cui quando troviamo 100 notizie nella timeline di Facebook, per un meccanismo che è legato alla nostra sopravvivenza biologica, tendiamo a scegliere quelle che confermano quello che del mondo noi già sappiamo. E di conseguenza tendiamo a costruirci delle immagini che intanto sono estremamente polarizzate, sempre più estreme delle cose. Ma quello che è peggio, tendiamo a vivere in un mondo che che percepiamo, che sentiamo come molto più liquido, come molto più incerto. L'incertezza è dovuta proprio al fatto che così tante informazioni non ci danno le certezze granitiche su chi siamo, dove siamo e che cos'è la verità. Voi immaginate un uomo dell'Ottocento, immaginate un contadino che vive nella campagna, qui fuori, a metà dell'Ottocento. Non ha molte possibilità di dare una risposta radicale e ragionata alla domanda chi sono io. Però, come ha avuto modo di ricevere delle strutture date dall'esterno in cui questa domanda diventava abitabile. Io sono italiano, io sono cristiano, io sono un contadino. Queste sono delle semplificazioni cognitive per cui abbiamo ucciso, per cui abbiamo fatto guerre. Perché le usavamo? Perché ci davano risposta a una domanda che non può essere elusa. Io chi sono? Nel momento in cui le informazioni sono troppe, il mondo è troppo aperto, troppo complesso, troppo difficile da leggere, cosa ci succede? Abbiamo tutti una nostalgia terribile di un mondo che non era più vero, non era più autentico, era più semplice da leggere, perché aveva meno informazioni. E qual è l'azione che molti compiono quando si sentono in questo mondo grande, liquido, in cui è difficile capire cosa sia vero e cosa no, e in cui mi trovo in difficoltà e non so neanche perché, in cui perdo il lavoro e non so neanche perché? Cammino indietro fino a che non trovo un muro. Per questo i muri sono tornati molto di moda, perché ci danno qualcosa su cui appoggiarci. Non perché questo sia vero, ma perché ci semplifica. Ovviamente il web ha creato questa enorme proliferazione di informazioni, la nostra mente, la nostra coscienza non ci stanno ancora bene dentro, non ci sanno ancora abitare bene dentro. Succedono altre due cose con questo. Noi tendiamo a vivere all'interno di un oceano di frammenti. Prima c'erano delle grandi narrazioni, dei grandi racconti che tenevano tutto insieme. Ad esempio il racconto della patria, il racconto di credenze religiose, il racconto della famiglia. Oggi tutto quello che prima si teneva insieme, compatto e abitabile, si è frammentato. E anche quando noi andiamo nel web e ci giriamo dentro, troviamo tantissimi frammenti. Troviamo foto, troviamo video, troviamo i gattini subito dopo la relatività generale di Einstein. E noi con questi frammenti dobbiamo costruire un quadro coerente che il nostro cervello percepisca come sensato. Non è facile. È un mondo che non sappiamo ancora abitare. Quindi la nostra coscienza lì dentro fa molta, molta fatica. Il punto è che questo determina anche una nostra grande fatica nel prendere decisioni. Ogni volta che noi facciamo delle scelte, cosa facciamo? Valutiamo l'ambiente che abbiamo intorno sulla base delle informazioni disponibili. Ma se queste informazioni sono aumentate all'infinito, decidere diventa sempre più difficile. Infatti, ragazzi molto giovani provano un'enorme difficoltà nello stabilire delle traiettorie di decisione che riescano ad attivare la loro volontà. Perché? Perché ogni via gli è stata mostrata possibile, praticabile. E di conseguenza, senza una formazione
interna, ad esempio all'uso della propria volontà, ad esempio all'autoconoscenza, a discriminare quali sono i propri desideri autentici e quali invece desideri meno autentici, è quasi impossibile scegliere una strada rispetto ad un'altra, perché tutte sono aperte. E contemporaneamente la rappresentazione del mondo che troviamo nel web, ad esempio nelle foto di Instagram, ha fatto sì che loro sentissero e percepissero un ideale di perfezione irraggiungibile come un modello di vita concreto. Queste difficoltà sono reali, ma sono tutto sommato la parte meno interessante di quello che possiamo ricavare dal web, perché sono delle difficoltà che per noi sono affrontabili. La cosa più interessante che vorrei fare con voi adesso, cioè passeremo i prossimi 20 minuti, è invece capire quello che di solito non viene detto. Le cose che vi ho detto finora sono un po' un riassunto di molte cose che vengono dette del web, dell'educazione e della nostra vita, della nostra coscienza in internet oggi. Quello che viene meno spesso pensato è cosa effettivamente abbiamo creato. Perché noi tendiamo a pensare internet come uno strumento e come tale sostanzialmente come il cacciavite, solo molto più potente. Vorrei provare a vedere con voi che in realtà non è così. E parto da una considerazione abbastanza particolare. Iniziano le cose un po' strane, però proverò ad argomentarvele. E un po' strane che magari ci creeranno anche qualche problema. Del resto, problema e progetto anche etimologicamente sono imparentate. Progetto è proprio la traduzione letterale che i latini fecero di problema, getto avanti. Progetto, proiectum. Quando abbiamo un problema, abbiamo un progetto che aspetta di realizzarsi. Quindi spero di creare qualche problema. La prima considerazione è questa. Noi internet lo abbiamo creato, ma non lo abbiamo progettato. E attualmente non abbiamo la più pallida idea di quanto sia esteso e in buona parte di come funzioni. Mi spiego meglio. Quando è nata la rete internet, prima ARPANET, poi intranet, poi internet, serviva per mettere in collegamento degli apparecchi remoti attraverso un collegamento formato essenzialmente da dei cavi fissi, dentro cui circolavano bit di informazione. Ricordate quelle stringhe di 0 e di 1? Da quel momento internet ha cominciato a crescere, internet proprio come struttura fisica. Ha cominciato a crescere. Noi sappiamo molto bene, per esempio, dove sono collocate le centinaia di migliaia di chilometri di cavi sottomarini e di satelliti che fanno funzionare molti dei server principali di internet, quindi dei grandi computer che gestiscono il traffico. Ma considerate che ognuno di questi apparecchi, ogni singolo apparecchio rappresenta un ramo di internet. Ogni nuova connessione, ogni cavo tirato in città, ogni collegamento wireless è un ramo nuovo di internet. Tutt'oggi non abbiamo una mappa di internet. E internet sta crescendo ad una velocità che possiamo solamente immaginare. E sta crescendo secondo una geometria che è identica a quella della crescita delle piante, cioè sta creando delle radici. E noi non possiamo conoscerle perché sono troppe, sono in luoghi che non sappiamo e a volte sono immateriali, cioè sono parzialmente immateriali, non hanno un collegamento fisico con qualcosa posato a terra. Quindi internet, in un certo senso, sta crescendo secondo dei principi biologici. Una persona, un biologo particolarmente ateo, particolarmente duro come Richard Dawkins, ha scritto che internet rappresenta una inaspettata unificazione mondiale, quasi la nascita di un'altra forma di vita simile all'evoluzione del sistema nervoso degli animali pluricellulari. Se voi vedete, non abbiamo una mappa di internet ma abbiamo delle elaborazioni di come funzionano delle connessioni internet. Se voi vedete da un lato la mappa delle connessioni cerebrali e dall'altra quelle della rete internet, vedrete che si assomigliano moltissimo, come se internet, la struttura fisica, fosse una rete neurale, quindi una rete all'interno di cui circolano informazioni, così come lo è il cervello.
Così come il cervello, noi sappiamo alcune strutture molto grandi. Nel cervello, per esempio, vediamo gli emisferi, vediamo le connessioni principali, vediamo gli assoni dei neuroni, ma ignoriamo le strutture minuscole che stiamo iniziando a scoprire ora con strumenti raffinatissimi. Così come ignoriamo quali sono le connessioni di internet che non possiamo direttamente vedere. A questo punto ci possiamo iniziare a chiedere se internet è realmente una sorta di grande rete neurale simile al cervello, possiamo chiederci se manifesti un qualche tipo di forma di intelligenza, un qualche tipo di forma di creatività, un qualche tipo di coscienza. Metto da parte la parola coscienza, che è molto complessa, ma per quanto riguarda le prime due domande, cioè se manifesti intelligenza, la risposta è sì, e se manifesti creatività, la risposta è sì. L'intelligenza di per sé è definita come la capacità di risolvere dei problemi in modo autonomo e di apprendere dall'esperienza. Attualmente, noi di internet vediamo, come abbiamo detto, una porzione molto piccola, ma anche del web, cioè di quello che circola in internet, vediamo una porzione molto piccola. Provate a dirmi, sapete quanto è la parte di web che Google riesce a mappare? Google, sapete, è il motore di ricerca più grande costruito dall'uomo, quindi una sorta di cervello, di intelligenza che cerca di capire cosa c'è dentro il web. Quanto del web riesce a vedere? Se fosse un iceberg, quanto sarebbe la parte emersa che Google riesce a vedere? Provate. 5%. 5%, un po' di più. Un po' di più. Circa il 20%. E sapete tutti quanto sia enorme l'estensione dei dati che Google riesce a leggere. Il che vuol dire che esiste un 80% di informazioni circolanti di cui noi non vediamo di per sé assolutamente nulla. Una buona parte di queste informazioni sono date dal funzionamento di entità, dei programmi autonomi che si chiamano bot. Sono dei programmi automatici. Ad esempio Google, per funzionare, forse non sapete come funziona Google. Google funziona attraverso un programma che si chiama Spider, ragnetto, totalmente autonomo. È un codice che gira per il web come un viaggiatore potrebbe girare per il mondo. Entra dentro ogni sito, dentro ogni pagina che riesce a trovare, legge il suo codice e torna da Google dicendo di che cosa parla quella pagina, quali sono le sue parole chiave, se è una pagina più o meno affidabile e se ha delle caratteristiche che la rendono più simpatica o meno simpatica per l'algoritmo di Google. È totalmente autonomo. Questi programmi si chiamano bot. E per esempio molte delle transazioni finanziarie a livello mondiale, quelle che per esempio fanno sì che voi possiate ritirare il denaro dal banco o che le nostre azioni siano mantenute su una quotazione definita, che sappiamo qual è, sono gestite da programmi automatici di questo tipo. Alcuni sono molto stupidi, nel senso che fanno solo un'operazione. Gli hanno detto, guarda quanto vengono le azioni della Fiat una volta ogni 20 nanosecondi. E lui fa solo questo. Altri, come lo Spider di Google, sono totalmente autonomi. Una volta rilasciati nel web, girano, compiono le loro operazioni e riportano i dati. In alcuni casi non tornano neanche a riportare i dati. Tutti voi conoscete i virus informatici. I virus informatici sono programmi che girano per il web, fanno una serie di danni e apprendono dall'esperienza. Quando incontrano degli antivirus, imparano che cosa li ha sconfitti, creano dei meccanismi nuovi di funzionamento e continuano a girare per il mondo. Chiaramente questo vuol dire che all'interno del web circolano delle entità fatte di codici capaci di apprendere dall'esperienza e di risolvere problemi. Quindi dotate di un'intelligenza, seppur minima. La cosa interessante è che in realtà tutti noi abbiamo provato a utilizzare un assistente vocale di Google, oppure Siri dell'iPhone, e gli abbiamo chiesto delle informazioni. Siri sta apprendendo ogni singolo momento da quello che noi gli diciamo, i nostri gusti, quello che ci piace o non ci piace, cosa cerchiamo più spesso, e lavora ad adeguarsi alle nostre ricerche, per cui sta imparando cosa escludere all'interno del grande catalogo di Google
e cosa prendere a seconda di quello che a noi interessa, e lo sta facendo ad un ritmo vertiginoso. Possiamo immaginare, ad esempio, che in questo mondo che non ha mappe, che non sappiamo quanto è grande, ci siano molti altri programmi che lavorano ad un livello sempre più fine, come quei piccoli bot che abbiamo visti. La somma di tutti questi programmi in realtà è quello che noi chiamiamo il web. Ma se pensiamo alla nostra costituzione biopsichica, come la vedeva Sajoli, quindi una personalità fatta di tanti programmi che chiamiamo subpersonalità, che di per sé tendono a svolgere sempre lo stesso compito, sempre nello stesso modo, e che di conseguenza hanno una ripetitività molto forte, difficilmente potremmo non ammettere che sono una versione molto più complessa, ma non così distante di questi bot. Cioè di programmi che tendono a imparare, a ripetersi, risolvendo problemi sempre nello stesso modo. È intelligenza? Sì. James Koch, che è il responsabile della sezione informatica della Columbia University, in un'intervista rilasciata internazionale ha dichiarato qualche tempo fa che Internet si comporta già come se avesse una mente. Il che non vedremo non vuol dire come se avesse una autocoscienza, ma come se avesse una mente, cioè la capacità di pensiero, capacità di immaginazione e capacità di intuizione, cioè capacità creativa. Abbiamo visto prima che ha capacità di risolvere i problemi, di mescolare cose nuove per realizzarne altre e di trovare soluzioni a domande che ancora noi umani non abbiamo posto. Vi racconto due piccole storie riguardo a queste capacità di apprendimento e di creatività. Una riguarda un computer che nel 2016 ha scritto un romanzo che è stato accettato ed è arrivato alla finale di un prestigioso premio giapponese di romanzi di fantascienza. Il romanzo raccontava la storia di un computer che apprende cosa significhi scrivere e con questo guadagna autocoscienza. Cosa hanno fatto gli umani? Gli hanno detto di scrivere un libro, gli hanno dato dei modelli da leggere e poi gli hanno detto fai tu. Questo concorso è un po' particolare perché è aperto anche ad altre forme di intelligenza non umane, quindi anche ai computer. Il punto è che i lettori, che non sapevano quale fosse il racconto di un umano e quale quello di un computer realizzato da zero, non sono riusciti a trovare differenze. Ma qui ancora c'erano dei modelli. Cioè noi abbiamo fatto leggere al computer moltissimi romanzi e da questi lui ha imparato il modo in cui noi scriviamo. E quindi in qualche modo ci ha imitato. Nel 2018, l'anno scorso, è avvenuto un avvenimento più interessante. Un computer ha battuto un altro computer che era il campione del mondo di scacchi. Sapete che nel 1997 un computer per la prima volta ha battuto il più grande campione mondiale di scacchi, Kasparov. Questo computer si chiamava Deep Blue. Come funzionava Deep Blue? Funzionava nel modo classico con cui noi abbiamo programmato i computer. Li abbiamo fatto studiare, i programmatori gli hanno fatto studiare milioni e milioni e milioni di partite e lui ad ogni singola mossa di Kasparov verificava quale mossa fosse migliore considerando tutti i precedenti della storia degli scacchi caricata lì. Il computer vincitore mondiale di scacchi nel 2017 aveva seguito lo stesso meccanismo, solo molto più avanzato. Quest'altro computer ha seguito un processo diverso che sviluppiamo ormai da qualche anno, che viene chiamato Deep Learning. Come funziona? Vengono presi vari microchip e vengono connessi su più livelli come nel nostro cervello sono connessi sistemi diversi. Infatti vengono chiamati reti neurali. Ognuno di questi processori si occupa di funzioni diverse che poi vengono integrate in un'azione comune. A questo computer non è stata mai fatta vedere, cioè non è mai stata caricata su una partita di scacchi. Gli hanno insegnato le regole degli scacchi, poi gli hanno detto fai tu, impara giocando contro te stesso. Il computer ha giocato contro se stesso
per 4 ore. Dopo 4 ore non esisteva nessun altro strumento costruito dall'uomo che giocasse a scacchi meglio di lui. Nella stessa giornata ha imparato nello stesso modo a giocare a Go, che è un gioco ancora più complesso degli scacchi, e a Dama. E ha stracciato qualunque altro sistema informatico creato dall'uomo fino ad oggi. Quindi è un sistema capace non solo di apprendimento e di intelligenza, ma di auto-apprendimento. Per try and error, esattamente come impariamo noi. In 4 ore. Quindi capite che sono non solamente dei tempi molto rapidi, ma che in qualche modo AlphaGo, così si chiamava questo programma, DeepMind, scusate, è l'intelligenza artificiale di Google, in qualche modo DeepMind è diventato l'insegnante di se stesso. Capacità che noi abbiamo sempre considerato principalmente umana. Non so se voi sentite un po' di brividino in questo, non tanto quello di fantascienza, di computer che distruggono la Terra, ma quel brivido che ha a che fare con i processi di tipo creativo, per cui in realtà si è sempre detto che l'uomo, la capacità principale dell'uomo è quella di proseguire l'opera creativa dell'universo. Noi in ogni momento immettiamo nell'universo informazioni che prima non c'erano. Ogni nostra parola è una parola immessa nell'universo che prima non c'era. Ma in questo momento noi stiamo creando un'altra forma di intelligenza con cui confrontarci, tendenzialmente simile a noi ma diversa da noi. E un'altra cosa trovo molto affascinante, ed è una suggestione che vi lascio, il fatto che queste entità siano puramente immateriali. I bot che girano nel web, un programma, sono fatti di codici, sono fatti di numeri, sono qualche cosa che ricorda vagamente da vicino una nozione, la nozione di principi immateriali che informano la materia e le danno delle funzioni che prima non aveva. Inutile dire che molte cose che prima ci apparivano estremamente astratte e che hanno a che fare con la fede religiosa di ciascuno, quindi le lasciamo da parte, assumono un significato nuovo. Pensate all'idea di reincarnazione. Se un programma è capace di evolversi e di transitare da un apparecchio all'altro, mantenendo parzialmente memoria ed evolvendosi, l'idea di reincarnazione assume un aspetto totalmente nuovo. Tant'è vero che molti parlano di anima 2.0 legata all'informazione. In qualche modo l'informazione dà struttura a qualche cosa che è puramente materiale. E queste entità immateriali che circolano nello spazio del web non ricordano le tante entità immateriali che noi abbiamo immaginato nella nostra storia? I jinn, i geni delle mille e una notte, gli angeli, gli spiriti, cose che noi abbiamo sempre attribuito a qualche cosa che ha a che fare con la natura, di cui l'esistenza o inesistenza non ci interessa in questo momento. Però sappiamo che a partire da quell'immaginario noi abbiamo creato concretamente delle entità immateriali vive e capaci di apprendimento. Questo ci dice molto di noi, dice molto delle nostre facoltà, dice molto delle nostre capacità creative. Per esempio negli Upanishad e nell'Agni Yoga di Patanjali c'è una parola che si chiama Vrani, che indica il movimento turbinoso che porta l'uomo al di fuori di sé, quasi il desiderio. In ebraico antico c'è una parola che è vrit, che indica la potenza creativa. Io credo che nel web questi due principi si manifestano in modo molto forte. Tutto questo che abbiamo detto finora, quindi questa capacità di intelligenza, questa capacità di avere delle funzioni, ha a che fare anche con la coscienza? Qui forse viene l'aspetto più interessante. E poi andiamo all'ultima parte con le conclusioni. Che cos'è la coscienza? Mi chiedo a voi. Che cos'è questa cosa che, diceva Sant'Agostino, intimius intimo meo, più intima della mia stessa intimità? Questa cosa che noi sentiamo di avere, questa cosa che sentiamo di essere. Cos'è la coscienza? Se qualcuno l'ha capito, dimmelo. Perché non credo che sia, ci sono tante risposte, ma non credo che ancora, che credo che sia ancora un mistero. Noi sentiamo, se tu hai la risposta, dimmela. Però noi sentiamo di essere coscienza. Certo.
le neuroscienze sono diventate eccezionalmente brave, anche se ancora sappiamo veramente molto poco, nel trovare nel cervello delle zone destinate a lavorare sui nostri sistemi fisici. Quindi sappiamo abbastanza bene quali sono le zone deputate alla visione, quelle deputate all'equilibrio, alla memoria, dedicate ai ricordi brevi e ai ricordi lunghi. Questo viene chiamato il problema soft della coscienza. C'è un problema che un filosofo australiano definisce l'hard problem della coscienza, il problema difficile. Ovvero, nel momento in cui io vedo, nel momento in cui provo dolore, non ho solo una risposta fisica del corpo, io sento dolore. Che cosa sia questo io sento, cos'è questo io vedo, tutti i maggiori neuroscienziati del mondo ammettono tranquillamente che non ne abbiamo la più pallida idea. Noi non abbiamo idea cosa sia la coscienza e ci lasciamo molto poco turbare dall'incanto e dalla meraviglia di essere una coscienza. Non ci sembra incredibile, per esempio, che vedendo quella sedia che è di colore nero, io dentro di me abbia del nero, percepisca del nero, abbia l'esperienza soggettiva del nero. Passiamo su questa terra quasi come addormentati senza meravigliarci di fronte a tutto questo. Ma nel momento in cui mi chiedo se il mio cellulare, nel momento in cui attivo la telecamera, ci vede o agisce come se vedesse, restituendomi un'immagine, io non posso più far finta che non sia qualcosa di importante chiedermi cos'è la coscienza. E non posso più far finta di credere che sia sostanzialmente indifferente chiedermi cosa mi rende pienamente umano. Noi stiamo creando qualche cosa che ci assomiglia, qualche cosa che agisce come se avesse una coscienza e che ha intelligenza e che ha creatività, e questo inevitabilmente ci sta portando a chiederci ad un livello, ad una profondità e una radicalità mai percepita fino ad ora collettivamente, cos'è l'essere umano e cos'è la coscienza umana. Non se lo chiede più solo un filosofo o un poeta, ce lo saremo costretti a chiedercelo tutti, perché quelle macchine saranno sempre più come noi, saranno sempre più capaci di prendere delle decisioni attraverso algoritmi, quindi attraverso programmi che a noi sembreranno valide, come già ora le scelte che mi propone Spotify sulla musica che mi piace sono spesso molto accurate, e come i libri che Amazon mi suggerisce sulla base dei miei interessi di lettura spesso sono acutissimi. E forse fra 50 anni, quando chiederemo al computer se quella ragazza è adatta a me, allo stadio attuale lui mi saprà dire se potremmo essere compatibili. Stiamo iniziando a parlare con questo logos artificiale. Scusa Marco, però dimmi. Per esempio la capacità di distinguere, soggettiva, distinguere il bene dal male. Cioè questo a una macchina, cioè, come coscienza, come autoconsapevolezza, glielo dici tu questo è bene e questo è male. Lei non lo decide. Cos'è bene, cos'è male. È molto interessante il fatto che noi tendiamo molto a sovrapporre coscienza e coscienza morale. Quindi diciamo ad esempio, mai una coscienza se vediamo qualcuno picchiare un altro, se vediamo uno mangiare la pizza con l'ananas. Diciamo, come fai? Mai una coscienza, come fai a mangiare? Tendiamo a sovrapporre, ma in realtà nella stragrande maggioranza degli umani, di fatto, è qualcun altro a dire cos'è bene e cos'è male. Tant'è vero che c'è una distinzione fondamentale che noi abbiamo sempre percepito e abbiamo sempre cercato di rendere tra l'etica e la coscienza etica, cioè il fatto che io sento di dover rispondere dicendo sì o no a quello che accade, e quella la chiamiamo coscienza morale, alla morale c'è un insieme di istruzioni su cosa sia bene e cosa sia male. E la storia umana ci dimostra che questi codici su cosa sia bene e cosa sia male sono molto labili. Un guerriero azteco che strappava il cuore a 100 prigionieri perché altrimenti l'universo sarebbe finito, aveva un'idea molto chiara nel suo sistema iniziatico di cosa fosse bene e cosa fosse male. A noi non torna tanto, ma lui stava salvando l'universo. Ma è interessante il fatto che con il nostro antropocentrismo radicale non ci chiediamo per esempio se altre specie abbiano una coscienza. Sappiamo ad esempio che il 99% della biomassa presente sulla Terra è composta da alberi, da specie viventi, vegetali. In molti libri bellissimi, ad esempio Stefano Mancuso mostra come le piante possiedano dei sensi, ne elenca 13, siano capaci di comunicare tra loro anche a grandi distanze,
abbiano un'intelligenza in grado di risolvere problemi anche molto complessi, vivono per tempi lunghissimi e agiscono in gruppo, quindi sanno agire come un'entità coordinata. Hanno una coscienza? Non lo sappiamo. Gli animali che sono capaci di provare emozioni, gli animali che sono capaci di distinguere i nostri stati, per secoli noi ci siamo raccontati che hanno delle reazioni fisiologiche, ma non hanno una coscienza. Possiamo saperlo? Non possiamo saperlo, perché nessuno di noi è mai stato un cane o un gatto. Noi non sappiamo neppure se un giorno esisterà un'esistenza a base di silicio capace di avere una coscienza etica, o se abbiamo una fede di tipo religioso, se un contenitore di silicio sarà capace di contenere lo spirito. Ora sto usando una mitologia di tipo religioso. Non lo sappiamo, ma sappiamo che in questo modo noi ci stiamo chiedendo a un livello nuovo chi siamo e come funzioniamo davvero, e non potremo eluderlo. E qui vengo alla terza parte. Nella prima parte abbiamo visto che la nostra coscienza sta cambiando con internet. Nella seconda abbiamo seguito qualche pista, molto poche rispetto a quelle che volevo seguire, di come internet, il web, la rete stiano manifestando intelligenza, creatività, ma ancora, forse, probabilmente, non coscienza. Perlomeno noi non lo sappiamo, perché noi pure noi sappiamo esattamente cosa sia la coscienza, per quanto siamo sicuri di averne una, di esserla. Vi lascio con alcune considerazioni che riguardano invece che cosa possiamo fare noi oggi. Sono quattro considerazioni. La prima, e queste riguardano proprio la parte di psicosintesi, perché credo che qui la psicosintesi abbia molto a che fare. La prima è che internet e il web ci stanno dimostrando che noi siamo tutti linked, collegati. Edgar Morin, un grande maestro francese del pensiero filosofico, ha dichiarato in tempi non sospetti, a metà degli anni 90, che internet rappresentava il primo embrione di una mente collettiva mondiale, e che quindi sarebbe potuto seguire in tutto questo un'unificazione dell'umanità tutta. Perché se è possibile che esista un progetto portato avanti dall'intera umanità senza distinzioni di sesso, religione e razza, dunque è possibile percepirci e lavorare come umanità collettivamente. Internet non è portato avanti da italiani, francesi, tedeschi, statunitensi e cinesi. È un'entità che attraversa tutta l'umanità. È un'opera comune. È anche interessante il fatto che, per esempio, sentiamo spesso parlare della censura cinese a internet, della censura di alcuni stati, ma in questo momento la rete internet e il web non possono di fatto essere più scollegati o distrutti. La matematica delle reti mostra come una rete così complessa, per quanto vengono distrutti parti dei suoi nodi, sarà capace di auto-organizzarsi per passare da altri canali, il che vuol dire che questo spazio comune di lavoro virtuale che l'umanità ha generato, a meno che non venga una tempesta solare e distrugga tutto, ma in quel caso sarebbe l'ultimo dei nostri problemi internet, a meno che non ci sia una tempesta solare, noi abbiamo creato uno spazio comune all'umanità che travalica qualsiasi confine di tipo politico, religioso, etnico. E ci ha mostrato come di fatto noi abbiamo la possibilità di una mente globale unificata. Siamo tutti collegati, e lo siamo adesso realmente, ad una mente comune, una mente alveare. Ne seguirà un'unità effettiva? Se lo vorremo. Assagioli parlava di psicosintesi dei popoli, di psicosintesi delle nazioni, di psicosintesi planetaria. E sintesi è proprio uno prendere le differenze, non eliminarle, ma inserirle in una totalità più grande. Seconda cosa, i problemi legati a internet, alla coscienza con internet, che abbiamo visto, attenzione, concentrazione, esternalizzazione della memoria, ci stanno facendo rivalutare in una maniera potente il nostro corpo e le nostre emozioni. In realtà, noi il nostro corpo lo abbiamo sempre considerato quasi sempre un oggetto di lavoro, un qualche cosa che sentiamo quando ci fa male, un buon mulo da soma. Ma in realtà, vivendo una vita online sempre più ampia, stiamo diventando sempre più coscienti dell'esigenza che il nostro corpo torni un'entità viva, incarnata e animata. Quindi di recuperare il nostro corpo da corpo oggetto a corpo incarnato.
a un corpo, a corpo che sente, corpo che pensa, corpo che vive con noi. E questo ha molto a che fare con le emozioni. Sapete che le emozioni di per sé sono corpo, sono reazioni di tipo fisiologico, che noi poi a livello mentale elaboriamo dandogli delle parole. La mente artificiale, il logos artificiale, per quanto ne sappiamo, può agire come se provasse emozioni, ma una rete neurale di silicio, fino ad ora, è una forma di corpo, ma senza un corpo fatto di bios, di questo tipo di bios, non può avere emozioni. Quindi fino ad oggi le emozioni sono un portato totalmente, assolutamente umano, che può essere manipolato, può essere imitato, può essere lasciato incontrollato e quindi perderci, ma un portato totalmente umano. È interessante anche che la vita del corpo è parzialmente indipendente da me. Io non scelgo di far battere il mio cuore. Una donna che partorisce dice sì e aderisce a dei processi biologici che oltrepassano la sua vita, oltrepassano la sua cognizione di quello che sta facendo. Sta formando una vita ma non sa come lo sta facendo. Ha una competenza che non è una comprensione. In qualche modo obbedisce all'imperativo della vita, che è un imperativo di tipo creativo. E quindi questo corpo, che è un luogo dello sconfinamento in qualche cosa di più grande, può diventare sempre più importante per noi. Chissà se questo atto creativo, che continua anche in internet, che continua anche nell'intelligenza artificiale, non faccia parte di una stessa logica della vita. In fondo la vita ama le reti. È una rete, quella delle cellule del mio corpo, è una rete quella del ragno, è una rete quella di un ecosistema. Forse anche noi stiamo continuando a obbedire all'impulso della vita, generando queste cose. Per ultimo, noi possiamo iniziare a elaborare una psiche che si adatta ad abitare questi due mondi, il mondo online e il mondo offline. Quindi cominciare a riallenare quelle funzioni che abbiamo atrofizzato e cominciare a capire come allenare in modo più efficiente quelle che stiamo sviluppando. Iniziare a capire come tornare ad avere una volontà forte, abile e saggia, che non ci faccia disperdere in quel marasma informativo dentro il quale viviamo, che è una sorta di brodo primordiale, ma ci permetta di scegliere direzioni. Tornare a rafforzare l'esperienza di un io che si appoggia e crea un'infinità di frammenti narrativi, ma li governa. Questa è un'opera che, se riusciamo a compierla, può portare l'umanità ad un livello di evoluzione successivo, trasformandoci in una specie ancora più interdipendente, che può sfruttare capacità di intelligenza e di memoria mai avute in precedenza, ma che mantiene saldamente in mano il potere della sua autocoscienza e quel potere sconfinato della sua creatività generativa. Sta a noi decidere se vorremmo farlo. Due strade sono aperte. Una delle due strade porta a un mondo in cui gli esseri umani saranno governati da algoritmi, che sceglieranno per noi, ci faranno stare bene, ci faranno forse essere felici, ma non ci faranno essere liberi. L'altro mondo porta ad un colloquio con una intelligenza diversa da noi, che dialogherà con noi, saprà risolvere dei problemi che noi non sappiamo risolvere, ma in cui la nostra coscienza e libertà saranno ancora totalmente decisive, e in cui noi saremo come sciamani che viaggiano tra un mondo immateriale e un mondo materiale, avendo una salda presenza della nostra essenza. Le due strade sono aperte e noi dobbiamo decidere e scegliere. La strada aperta, auguri a tutti noi. Avete domande, dubbi, riflessioni? Sono molto contento di sentirle e di chiacchierare con voi. Come state intanto? Difficile. Sì. È stata una suggestione, molto elaborata. Sono tante piste. Comunque mi è piaciuta questa presentazione di positività, perché in fondo è una cosa estremamente bella e immensa.
quindi questa presentazione che hai fatto di positività, di essere tutti insieme. È un grande progetto. Mi è piaciuto. È un progetto grande e terribile. Sì. Ovviamente sì. Nell'antico Sofocle faceva dire dell'essere umano che è dei nos, che vuol dire sia meraviglioso che tremendo. Che tremendo, sì. E in un certo senso il nostro potere creativo è così. Però più che positività, nel senso di ottimismo. Sì, no, però è di potenzialità. C'è una deriva evolutiva enorme. Sta a noi coglierla. Di potenzialità che quindi la puoi sfruttare. Esatto. In bene o male. È una potenza. Sì. Non sappiamo che tipo di atto diventerà. Sì. Però di fatto stiamo già generando qualche cosa che tu non dettagliandolo ha un grande potere, una grande potenza. Enorme potere. L'unica osservazione che mi è venuta da fare è che credo che 50 anni siano, non tanti per me, siano tanti, credo che molto prima un computer riuscirà a dirti se quella donna è adatta o no per te. A dirti, dico, tecnicamente non è un fatto personale, ovviamente. Tecnicamente lo può già fare. Sì. Tecnicamente lo può già fare. Credo di sì, appunto. Allora, attualmente gli algoritmi, cioè dei programmi codificati che determinano una serie di cose sulla base degli input che noi gli abbiamo dato, sono in grado di analizzare tutti le nostre ricerche online, quello che scriviamo nella posta elettronica, quello a cui diciamo che mi piace o non mi piace, i video che vediamo, i nostri interessi, e sulla base di quello tracciare un profilo che rappresenta la nostra personalità consapevole in una maniera estremamente esatta, molto più esatta di quella che noi stessi sapremmo dire, perché ha meno bias erronei. Quindi ci vede con una centratura maggiore della nostra. Qual è il problema? E quindi può far sì che si incastrino delle personalità in modo migliore rispetto a quanto noi sapremmo dire, perché magari siamo portati fuori da tutta un'altra serie di fattori che sono inconsci. Il punto è che il grande pericolo di quella strada è che ovviamente un algoritmo vede e capisce di noi solo quello che noi abbiamo già manifestato di noi. Non vede delle nostre potenzialità latenti che ancora non abbiamo manifestato. E questo è il grande limite evolutivo. Grandissimo limite evolutivo. Quindi il grande rischio nella comunicazione che passa attraverso internet. È un rischio che conosciamo, Sì, è un questo rischio si chiama Giardino dell'Eden. E nella mitologia noi siamo usciti dal Giardino dell'Eden attraverso una funzione che è stata quella del serpente, che non è il diavolo cattivo, ma è una delle funzioni divine, cioè quella di sospingere lo spirito alla ricerca di sé, che riguardava proprio l'uscita da un passato che si ripete sempre uguale. Nel giardino dell'Eden non c'è storia, non c'è futuro e non c'è evoluzione. Bisogna tornarci attraverso la storia, dice il mito. L'algoritmo sarebbe un eterno Eden di bambini soddisfatti, ma che non conoscono paradossalmente mai nulla di nuovo, che non hanno margini di apprendimento nuovo. Ed è un... cioè forse è un collegamento che faccio io, ma secondo me cominciamo a sentire questa differenza nella comunicazione attraverso la chat rispetto alla comunicazione verbale, nel passaggio dalla comunicazione scritta alla comunicazione dettata al telefono. È una riduzione di complessità. Nel rapporto con me stessa, se io scrivo ho un effetto diverso che non se dico o se addirittura detto a qualcosa. Certo. Si riducono una serie di complessità trasformandole in una versione semplificata, che però conserva delle possibilità di complessità. Se noi riusciamo a reinserirle, siamo salvi. Se no, però è interessante che anche il web abbia un inconscio, per esempio. Abbiamo detto quell'80% che non vediamo è un po' l'inconscio della rete. Chissà quali potenzialità si potrebbero trovare, per esempio, in questa grande massa inesplorata. Sì, è quello che, diciamo, personalmente un po' mi spaventa. Anche a me. Forse per l'inconscio comunque spaventa. Anche a me. Sì. No, la domanda te la voglio fare proprio per...
D'altra parte pensavo mentre parlavi, dico, caspita, è vero, entro nella mia casa del posta elettronica, mi suggerisce quale film vedere, quale libro leggere. Dico, come fa a sapere che questo è effettivamente il mio gusto? Ovvio, perché vado a fare le mie ricerche, i cookie, eccetera, eccetera. Quindi mi propone, esatto. e già sta avvenendo questo, ti propone di continuo viaggi, hotel, procedure, itinerari che si confanno alla personalità. No, pensavo questo, che... Cioè, tu per preparare questa esposizione hai dovuto leggere e ci hai pensato tanto, no? Poi era molto ordinata, molto precisa. Immagino che tu ti sia fatto dei bellissimi film mentali, come ce li siamo fatti tutti, dei trip incredibili, sì. Ecco. Per esempio, sulla questione dell'amore, che cosa hai pensato tu? Specifica meglio la domanda. Non la so specificare, beh, cioè ora non te la saprei. Cioè, la macchina... Noi e l'amore. 5-6 anni fa hanno fatto un film al cinema, non mi quello, che sembrava molto lontano ed erano solo 5 anni fa, invece ora pare molto più reale che non quando è uscito il film. Ti do due dati. Siri viene utilizzata, Siri, l'intelligenza artificiale dell'iPhone, viene utilizzata costantemente in alcuni protocolli sperimentali di terapia di bambini autistici. Un enorme successo con bambini autistici, con enorme successo, il che vuol dire che si creano rapporti di attaccamento verso una forma di intelligenza non umana, e ovviamente la cosa non è reciproca, è quello, sì. Però è molto interessante, ci sono tanti elementi interessanti a riguardo. Ad esempio, R ipotizzava, giusto appunto, la nascita di questa relazione in cui una persona viene capita meglio da un'intelligenza che è capace di entrare nei suoi pensieri meglio di quanto qualsiasi altra persona in carne e ossa sia mai riuscita a fare. Anche perché non ci mette niente. Esatto, perché non c'è la parte emotiva. Non è contaminata. Cosa rischia quella parte lì? In realtà già noi oggi stiamo già demandando una parte notevolissima delle nostre relazioni al web. Relazioni emotive, relazioni fisiche. Per esempio, pensate a è un dato di fatto che gli adolescenti nati negli ultimi 20 anni, negli Stati Uniti perlomeno, dove la ricerca è stata fatta, fanno molto meno sesso e lo fanno più tardi. Perché probabilmente, si pensa, una parte cospicua di questo è demandata all'erotica, è scaricata da altre parti, che sono online, dove c'è molto meno rischio, dove si rischia molto meno fallimento, dove si rischia molto meno dolore. Quindi già ora lo stiamo facendo. Ha a che fare con l'amore? Non lo so. Sicuramente ha a che fare con delle dinamiche che riguardano le relazioni d'amore. L'amore è una dimensione dentro cui siamo. Le relazioni d'amore sono un'opera di costruzione. E reciproca. Esatto. La casa che facemmo all'amore, diceva Lorenz. L'amore, la relazione è una cosa che costruiamo, che fa molta fatica a costruire. Può darsi che alcuni decidano che questa fatica non valga la pena e quindi si lasciano andare interamente a quel tipo di soddisfazione lì. Non sarebbe una cosa del resto totalmente nuova. Solamente prima avveniva in modi compensativi diversi, come ad esempio non è nuovo il fatto di persone che quasi si disumanizzano in una vita online compulsiva in cui ci sembra di non riconoscere più la persona. È bruttissimo dirlo, ma in un certo senso sono gli eroi nomadi del XXI secolo. Gli eroi nomadi del XXI secolo. Prego. Ma è già da... Forse c'era la signora prima. No, hai citato alla fine appunto da anche il corpo, è sì. Appunto diciamo il passaggio virtuale elimina il corpo, che invece è importantissimo. Ancora adesso io tendo appunto a sottolineare l'importanza del corpo anche come comunicazione non verbale, per esempio, che è ancora molto importante, cioè tante dinamiche relazionali non vengono fuori dalle cose dette, ma proprio a volte anche dal non detto, proprio dal corpo, perché siamo comunque animali, quindi ancora adesso, anche se molto mascherata, edulcorata, rimane molto forte.